siamo Ornaghi Prestinari, Valentina e Claudio, e lavoriamo assieme dal 2009. Il nostro lavoro, abbiamo studiato architettura e design a Milano e ci siamo specializzati in arti visive. Il nostro lavoro è principalmente legato all'ambito della scultura e siamo particolarmente interessati ai materiali e le potenzialità tecniche. E il nostro lavoro è sia concettuale che formale e siamo molto interessati a lavorare con oggetti domestici ma anche con appunto riferimenti che attingono alla storia dell'arte e alla storia del design. Nel nostro lavoro è spesso presente la dualità e il rapporto anche con il doppio e l'ambivalenza. Il lavoro Ritrovarsi è una serie in continua evoluzione, è una sorta di compendio di forme che sono ispirate sia a vasi antichi tradizionali ma anche forme moderne contemporanee. Il processo ha diverse fasi, inizialmente disegniamo il vaso che poi viene realizzato in tornitura e viene cotto. Dopodiché ogni vaso viene rotto e scegliamo solo alcuni cocci che vengono smaltati. Successivamente ricostruiamo il vaso e quello che ci interessa è generare questo disegno che scopriamo solo alla fine e che è un pattern generato dalla casualità. Ci interessa come alcune parti siano impossibili da ricostruire e quindi rimangono alcune aree incomplete e interstizi di spazi vuoti. Diciamo che in questo lavoro la rottura non è la fine dell'oggetto, ma è l'inizio del processo di decorazione e di arricchimento. Infatti quello che di solito è un po', diciamo, l'evento traumatico viene superato e serve ad arricchire l'oggetto e ne compone un disegno unico. Sì, quindi i vari cocci si ritrovano dopo aver fatto viaggi diversi, perché i cocci che hanno un colore subiscono proprio una parte di processo separatamente. L'idea ci è nata visitando i magazzini del Museo Internazionale della Ceramica a Faenza, il MIC, dato che abbiamo trascorso una residenza di 6 mesi a Faenza, abbiamo potuto visitare i magazzini. Lì siamo rimasti molto colpiti da questa enorme quantità di frammenti che venivano raccolti e catalogati per poi magari tentare di poter essere ricomposti. E da lì c'è nata un po' questa idea, diciamo, utilizzare l'idea del frammento come una sorta di decoro, ma anche come se fosse un racconto di un viaggio.